Allora, siamo a Fiera Agricola 2020 e stiamo per conoscere i vincitori per la categoria bufala per quanto riguarda lo yogurt. Buongiorno, benvenuti, vi chiedo di presentarvi e di presentare anche la vostra azienda. Buongiorno, io sono Filippo Morese, sono il titolare di questa azienda agricola che ha il mio nome, il nostro nome commerciale è Taverna Penta e alleviamo bufale, produciamo mozzarella di bufala campana DOP a Salerno, a Ponte Cagnano per la precisione. Abbiamo oltre 600 bufale, di cui 300 adulte, e dal 2013 produciamo anche yogurt di latte di bufala. Buongiorno, io sono Luca Manconi, quindi sono la persona che trasforma il latte in yogurt gelato e utilizza anche per la pasticceria, sia torte da forno che semifreddi. Vi chiederei di spendere due parole sullo yogurt che avete portato e che poi di fatto ha vinto. Sì, abbiamo partecipato, come richiesto dal concorso, con yogurt bianco, quindi praticamente tutti alla pari erano i concorrenti. È il terzo anno che partecipiamo, ci siamo qualificati con un terzo posto il primo anno, con un secondo posto due anni fa, e quest'anno abbiamo coronato un po' queste nostre aspettative con questa vittoria, con questo punteggio di 85 che è veramente gratificante. Il latte di bufala è un latte molto ricco di grasso, di proteine, quindi un latte molto nutriente e quindi si presta moltissimo a uno yogurt che è veramente molto, molto gustoso, ha un sapore molto intenso. E quindi riscuote, abbiamo verificato, diciamo, ormai già da qualche anno che riscuote moltissimo successo da parte dei nostri clienti. Lo vendiamo prevalentemente, diciamo, al pubblico in azienda, sia sfuso, diciamo così, chi lo consuma sul posto, sia confezionato, con la possibilità anche di portarlo via, ovviamente avendo delle accortezze, tipo mantenendo sempre ovviamente la temperatura sui 4 gradi. Mi interesserebbe anche sapere qualcosa di più per quanto riguarda la pasticceria e la produzione di gelati di latte di bufala. Sì, diciamo che trasformando questo latte si può ottenere quello che si ottiene anche con il latte vaccino, quindi parliamo di panna, parliamo di burro, parliamo di yogurt, che vengono inseriti praticamente nel contesto delle preparazioni di base, quindi andiamo a sostituire la panna vaccina con la panna di bufala. Logicamente ci sono determinate caratteristiche che bisogna poi sapere, di cui bisogna saper tenere conto e bilanciare in modo diverso. Ad esempio, rivisitando una chicca, la pasticceria tradizionale, storica, può essere una torta Sacher, noi la riproponiamo con un interno invece della confettura di albicocca, mettiamo praticamente dello yogurt di bufala e della confettura di albicocca. Con questa grassa al cioccolato viene tagliata con lo yogurt di bufala. Una innovazione, tradizione e innovazione sotto il nostro punto di vista. Sì. Facciamo anche la cheesecake, utilizziamo sempre i prodotti del nostro caseificio, quindi della ricotta, il nostro yogurt con varie confetture, marmellate da mettere sul top. E poi abbiamo il gelato molto interessante, anche due anni fa abbiamo vinto anche un premio regionale per il gelato di bufala. E si presta, è molto particolare come struttura il gelato fatto con il latte di bufala, non ha bisogno di grassi aggiunti, solitamente nel gelato tradizionale si aggiunge la panna per dare una struttura più grassa, invece noi siamo con il grasso, grazie al latte di bufala non abbiamo bisogno di aggiungere del grasso. E cos'altro dire No, se volete aggiungere, mi diceva della sua. Utilizziamo appunto, ci fornisce l'FD Store, utilizziamo tutte confetture bio che vengono aggiunte dai clienti che vengono allo yogurt bianco, quindi o le prepariamo già noi prima o vengono aggiunte. Cioè puntiamo tutto sulla qualità, evidentemente, come è quello che premia, diciamo, questo è un consiglio che posso dare ai produttori di yogurt, diciamo, artigianali, per questo è un concorso riservato evidentemente allo yogurt artigianale. Puntare appunto sulla qualità, sul sapore, sul gusto, insomma, quindi utilizzare materie prime di eccellenza. Allora io vi faccio i complimenti, vi ringrazio per tenere alto il nome della Campania, dato che è anche la mia regione, e vi faccio un in bocca al lupo per la vostra attività, che continui sempre così e sempre meglio. Crepi il lupo e l'aspettiamo in azienda. Sicuramente, grazie mille.